Tim Rubenberry, l'uomo che ha creato con grande successo il fenomeno di Star Trek, lo aveva previsto. Il genere umano avrà un futuro da Star Trek, non all'inizio dei tempi. In fondo noi apparteniamo a Madre Terra, la donatrice di vita. Mentre la polvere vulcanica si stabilizzerà sulla Terra e le piogge laveranno la Terra, la natura comincerà a ricostruire la catena del cibo a un livello basico. Quindi la vita riprenderà e continuerà seguendo un percorso di evoluzioni e ricrescita attraverso tutta la catena alimentare. Dopo un tempo, i primi campi daranno nuovi raccolti e useremo molto bene ogni nuova risorsa della terra. Negli anni seguenti, il pianeta X e il 2012, le persone ricostruiranno lentamente dall'inizio l'intera civiltà. Coloro i quali sopravviveranno vorranno studiare gli errori del passato per garantire le generazioni future. Naturalmente si studieranno all'inizio gli errori più ovvi. Ad esempio, per millenni i soldi sono stati la radice di tutti i mali. Il sistema monetario è basato su schemi finanziari artificiali, la brama di pochi che rende schiavi i tanti. Dopo il pianeta X, l'umanità dirà mai più. Eppure troveremo un sistema di ricostruzione. Non con un sistema monetario, ma piuttosto con un sistema di risorse che farà esattamente quello che Roddenberry ha previsto quando ha ideato Star Trek. È stata questa visione che ha dato l'energia a Star Trek per decenni. Dire che la fantascienza non ha un fondamento è illogico, perché il seme della realtà viene dalla fantascienza. Queste le parole del futurista Jack Fresco, il fondatore del progetto Venere. Quando gli esseri umani sono liberi dai debiti, dalle insicurezze e dalla paura dei suoi vicini, diventano più sereni. Jack Fresco è un uomo che è cresciuto nella miseria della Grande Depressione e poi lui ha dedicato tutta la sua vita nella speranza di una società egualitaria, dove economie basate sulle risorse avrebbero dato fine alla sofferenza umana una volta per tutte, basandosi su un atteggiamento di servizio che tira fuori il meglio dell'uomo. Queste sono le anime forti che sopravviveranno alle tribolazioni del pianeta X e porteranno a compimento le grandi speranze di coloro che hanno ispirato il futuro come Roddenberry e Fresco. Tutti noi abbiamo bisogno di questa ispirazione se vogliamo sopravvivere come specie, anche perché nel futuro è possibile che il tempo della Madre Terra si avvii al suo termine. Allora la restante umanità inizierà a colonizzare il sistema solare, preparandoci per il più grande passo della sopravvivenza della nostra specie. Usando quello che sappiamo, noi lasceremo questo sistema solare per colonizzare nuove terre, ovunque nella galassia. In un'era distante, noi saluteremo la nostra madre Terra perché ogni cosa deve arrivare a una conclusione. In quel momento i nostri discendenti vivranno un momento di lutto. Negli anni difficili avanti a noi, tutti dovremo tenere a mente l'importanza della sopravvivenza per la specie umana ed essere coscienti che questi sono anni di evoluzione. Per ulteriori informazioni sul 2012 potete visitare Your Own World USA, http://yowusa.com. Marshall Masters, coautore ed editore di questo libro, vi ringrazia per aver preso questo primo passo e di tenervi informati su questo argomento vitale. Il destino trova quelli che ascoltano e il fato trova gli altri. Quindi imparate quello che potete imparare, fate quello che potete fare e non arrendetevi mai.